Salve ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale. Io sono Marco, oggi vi svelerò due modi per effettuare lo sbiancamento dei denti. Eccoci qua, abbiamo già aperto DaVinci Resolve, posizionato la clip sulla timeline, aperto il tab color. Come vedete nella clip il nostro personaggio ha i denti un po' giallini. Allora, questa cosa, come vi dicevo, si può risolvere. Ora vi spiego come. Allora, la prima cosa che possiamo fare è andiamo a tracciare, utilizzando un cerchio, il sorriso, ok? Questo, diciamo, magari in questo scatto specifico non c'è bisogno, perché come vedrete, diciamo, non c'è un grosso movimento del personaggio. Quindi abbiamo detto, andiamo nelle power window, prendiamo il cerchio, lo posizioniamo e lo ridimensioniamo per prendere il sorriso della ragazza. Dopodiché apriamo la finestra di tracciamento, ci posizioniamo all'inizio, in questo caso deseleziono il 3D perché non c'è molto movimento e quindi faccio il play per fare il tracciamento. Ok, fatto questo, adesso che cosa abbiamo? Abbiamo praticamente due possibilità. La prima è quella di utilizzare il qualifier, quindi che cosa facciamo? Prendiamo il qualifier, il picker, e andiamo a tracciare una linea che copre i diversi colori, ok? Dopodiché utilizziamo l'highlight per vedere cosa abbiamo selezionato. Come vedete abbiamo selezionato un po' troppo, diciamo. Allora, dobbiamo andare adesso a agire su questi indicatori. Quindi quello che dobbiamo fare adesso, utilizzando i selettori, andare a trovare qual è la combinazione giusta che ci aiuta a selezionare il più possibile. Allora, aumentiamo un po' il white, perfetto, un po' più di blur, ok. Una volta fatta la selezione, quello che dobbiamo fare in pratica è agire sulla saturazione, quindi desaturare. Guardate, più desaturiamo e più i denti tornano bianchi. Interessante, no? Ok, questo è un modo, altrimenti ce ne sta anche un altro. Invece di utilizzare il qualifier, ok, togliamo la saturazione ovviamente, sempre mantenendo la power window selezionata, andare ad agire sulle curve e precisamente sulla U versus AT. Indicativamente dovremmo stare in questo range e quindi andare a desaturare andando a selezionare direttamente il colore. Vabbè, diciamo, vedete voi qual è quello che fa più comodo per la vostra situazione, diciamo. Però comunque sia, sappiate che avete due possibilità almeno: o utilizzare il qualifier oppure agire direttamente sul colore. Vi consiglio sempre di utilizzare sempre il power window in modo tale da limitare l'impatto. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così un bel mi piace, un commento e iscrivetevi al canale. Ci vediamo presto.